L'isolotto era proprio isolato da in tutti i sensi, insomma, perché l'unica strada che c'era era via Palazzo dei Diavoli. Erano bus i più vecchi del parco macchine dell'azienda di trasporti e spesso quando si arrivava al Ponte della Vittoria da via Bronzino, che era una lieve salita, bisognava scendere e spingerlo. Diciamo che la mia esperienza istituzionale è partita tenendo conto di un modello, di una realtà come quella vissuta negli anni 50, che ha prodotto ciò che conosciamo, ha prodotto intanto una realtà già multietnica all'epoca, in quanto i primi abitanti dell'insediamento La Pira provenivano da realtà e origini diverse, quindi anche culture diverse. C'era Slavi, c'era Toscani, Fiorentini, però per metterci insieme tutte queste persone di culture diverse, di mentalità diverse, ce n'è voluta, insomma, però ce l'abbiamo fatta e oggi orgogliosamente possiamo dire che l'Isolotto è un quartiere, posso dire a alta voce, nobile di Firenze. Prato, Brozzole e Campi, Dio ce ne libera e ce ne scampi, perché si prende in giro questi quartieri che sono alla periferia. E loro dicevano, rimando, sì, l'isolotto dalle mille bandiere. Ed è vero questo, perché di fatto s'era di tante bandiere. E ritengo, da questo punto di vista, che la mia esperienza di vita, per il fatto di essermi successivamente impegnato, di aver fatto diverse cose nell'ambito proprio qui del territorio dell'isolotto, che evidentemente sia stato proprio questo fatto, che non c'era da difendere praticamente niente. Non avevamo niente, ti ricordi? Eravamo giovani e basta. Una volta vado a casa di un mio amico. Ha sul piatto del giradischi un 45 giri, Mr. Tambourine Man. Rimango incantata da quell'avvio di chitarra. Ecco, per me è iniziato lì, con un colpo di vento venuto dall'America. Mi ricordo che quel ragazzino aveva i capelli lunghi e litigava coi genitori. Fu bocciato. Poi lo persi di vista. Ma tutto succede nel momento in cui deve succedere, e le storie di fuori combaciano con quelle di dentro. Vedi, sono diventata fatalista come te, ma non dirò mai che è un frutto della nostra età, perché quel colpo di vento è ancora vivo dentro e anche tutto quello che è successo dopo. Proprio io ho l'impressione di atterrare sulla Luna quando vedi. Il paesaggio era lunare proprio, l'impressione che ho, un paesaggio lunare. E al tempo stesso però anche di grande attesa di qualcosa di nuovo che doveva nascere. La possibilità di iniziare un cammino nuovo all'interno della Chiesa, perché io venivo da un'esperienza di paese in cui i contrasti del momento tra cattolici, comunisti, tra credenti e non credenti, tra praticanti e non praticanti, era un discorso sentito che creava enormi dissidi anche all'interno delle famiglie. Mi sentivo come spinto da un'onda che mi portava in alto, come una foglia mossa dal vento. Mi sentivo trasportato verso qualche cosa che non era quello che lasciavo, ma era pieno di speranza, come dire. Ecco, questa è l'impressione che ho avuto venendo qua. Mai esistito prima, Enzo e Sergio misero a disposizione, siccome qui non c'erano altri locali, uno dava i locali da un'altra parte, misero a disposizione la chiesa e i lavoratori della Galileo organizzarono la loro assemblea
nella chiesa dell'isolotto. E io mi ricordo quella famosa, quel famoso pomeriggio di Natale con la Galilea occupata e l'assemblea in chiesa, perché era l'unico posto dove si poteva riuscire a riunire tanta gente. C'era un pienone incredibile e chiamammo a parlare naturalmente un assessore della provincia, un altro consigliere provinciale, tanto per avere un comunista e un socialista, perché poi il meccanismo era un po' questo, un operaio della Galileo che abitava all'isolotto e Enzo Mazzi. E alla fine di questa manifestazione il commento di mio padre fu: Silvano, c'è qualcosa che non mi torna, perché quando i comunisti parlano come i preti e i preti parlano come i comunisti, vuol dire che c'è qualcosa che non torna. Era uno che sposava e non voleva nulla, i quattrini non voleva, funerali non voleva quattrini, passava le figliole alla comunione, lui non voleva quattrini da nessuno. E a me dicevo, questo prete è proprio un ganzo. Ed era entusiasmante, diciamo, perché era come se un'utopia si stesse realizzando, cioè la possibilità di vivere il Vangelo con riferimento alla vita concreta delle persone. E in effetti, diciamo, i cosiddetti Vangeli non erano i Vangeli letti come facevano gli altri preti, letti, spiegati e via, ma erano veramente qualcosa di un insegnamento per l'oggi, sempre con un riferimento alla vita, sempre con un riferimento ai problemi che passavano. Una volta si trattava degli operai, una volta si trattava della povera gente. E poi ricordo appunto questo fatto qui, che Don Mazzi aveva ceduto la sua casa a degli sfrattati e lui e gli altri preti avevano attrezzato a camera la loro cantina. Mentre io anche lì a Legnaia, con tutto rispetto per il vecchio parroco che conoscevo da quando ero bambina, però in cantina ci tenevano. Casa famiglia, prendendo dei bambini dagli innocenti e costituendo una casa famiglia con delle ragazze madri. Le case famiglia che si formarono furono tre: una, come dire, la portai avanti anche io, con quattro ragazzi presi dagli istituti, dalla Madonnina del Grappa e dagli innocenti. Era sì affrontare il problema dell'infanzia abbandonata e dell'adozione, ma soprattutto era affrontare il problema della deistituzionalizzazione, cioè l'obiettivo era smantellare questi orfanotrofi. Vennero Lemmina, Carlino, con questa macchina all'istituto degli innocenti, ci presero e ci portarono qua, in questo lunghissimo viaggio, perché per noi fu davvero lungo. Ricordo vomitai una volta o due, e fu davvero un viaggio, perché per la prima volta vidi un autobus, Piazza del Duomo, la gente che camminava, il centro. Dunque noi eravamo Emma Ontanetti, veramente molto giovane, poco più che ventenne, Elisabetta Nandolini, che arrivò un po' prima di noi, io con mio gemello Pierluigi e Pier Giorgio Napessi, e dopo un anno circa, nel 61, mese più mese meno, arrivò Antonio Nosuttari, nero tra l'altro. Ora voi già pensate a quegli anni, una famiglia composta da quattro cognomi, ecco, era già difficile proprio per la gente anche vicina alla parrocchia, alle persone che frequentavano questo ambiente, comprendere come poteva esistere una famiglia dove c'era una madre che non era sposata, non aveva figli propri e neanche figli.
Tante volte mi sono chiesta perché gli uomini legano con libertà i propri interessi con quelli di tutti gli altri, mentre noi donne dobbiamo continuamente giustificarci e sopportare il peso di tutti i ruoli precostituiti che la storia umana Solotto, beh, secondo me c'è qualche ragione in più sulla quale bisognerebbe indagare. Si è indagato troppo poco, si è riflettuto troppo poco sul fatto di come un quartiere che era nato come ipotesi di grande dormitorio della città, nel quale confinare, come era successo anche per qualche altro quartiere di Firenze, la gente più svariata, gli sfrattati, i profughi, i dimessi dal carcere, dico, c'era un po' di tutto. Beh, far vivere questa gente insieme non era una cosa semplice, non bastava un bisogno latente per fare questo. Secondo me si sono combinate, ripeto, delle condizioni delle quali Enzo Mazzi e il suo gruppo di partenza, penso a Gomiti, penso a Paolo, ora che ora erano i protagonisti, però ecco, avendo una convinzione di fondo, questa è stata la chiave del successo, che la chiesa dell'Isolotto era un punto importante, ma non era l'unico punto di riferimento attorno al quale la gente era disposta a ritrovarsi. E tant'è vero, il successo della mobilitazione per ottenere una scuola decente per i bambini dell'Isolotto fu determinato dal fatto che in una notte nacque un comitato nel quale c'era la Chiesa, nel quale c'erano i partiti politici, c'erano le ACLI, c'era l'Associazione dell'Artigianato, c'era l'ARLI, l'ARCI. E io mi ricordo, c'era anche grande sfiducia, perché il giorno nel quale avevamo deciso che i ragazzi non dovevano andare a scuola, nella prima fase, la mattina davanti alla scuola, c'eravamo solo io e Enzo Mazzi, con grande paura si presentò un solo bambino, perché la madre non lo sapeva, e da lì iniziò questo straordinario movimento. Un quartiere popolare deve spesso conquistarsi i servizi con la lotta. Il terreno comunale destinato a scuola materna viene ceduto per la costruzione di un nightclub. La popolazione viene immediatamente informata degli organismi sociali e politici del quartiere. La mobilitazione di massa è spontanea. Si occupa il terreno finché il cantiere per la costruzione del night non verrà smantellato. Partono le ruspe. La mobilitazione continua. Nasce l'associazione genitori come organismo di base per la partecipazione del quartiere alla gestione della scuola, con metodi e contenuti nuovi. Fu un terremoto per tutti, anche per me e per tutti noi che ci si ritrovava alla Casa del Popolo, in quel vecchio palazzo lungo l'unica strada che c'era allora. Un televisore per le partite, un bicchiere di vino con la spuma e una stanzaccia per le riunioni. Lenin, Gramsci, Togliatti, un occhio alla pira e questi preti nuovi che ci scavalcavano a sinistra. Sai, queste cose come sanno fare i preti, quelli che fanno sul serio, dico, che rimangono tali sempre, qualsiasi cosa facciano. Fu realizzata una scuola popolare per le persone che non avevano, diciamo così, avuto modo di raggiungere il diploma di terza media. Era incentrata su discussioni, io insegnavo italiano e storia, discussioni sui temi di attualità, e poi venivano invitate persone a parlare delle loro esperienze. Così per esempio venne Giorgio Lapira, che tra l'altro ci trattenne fino a luna di notte, non se ne voleva andare.